Fixed scaffolding can either be constructed using a modular system or traditional poles, clips, and planks. Scaffolding may only be erected, dismantled, or modified by trained scaffolders. It must be securely attached to the building, either by ties set into the masonry or some form of robust clip or clamp. Toe boards must be fitted to prevent material being knocked off the work platform. The work platform must be kept tidy. Where there is a risk of material falling or being blown off the scaffold, nets and/or fantails will protect people below. In many countries, the Scaf Tag system is used to show whether a scaffold is safe for other construction workers to use. Green means safe, but red means it is not. Allora, diciamo, prima di iniziare le lavorazioni, i puntaroli indossano i dispositivi di sicurezza, no? E adesso facciamo vedere come viene indossata una cinta. E una volta messi in sicurezza gli operatori, salgono sul ponteggio con i loro dispositivi e iniziano a montare il ponteggio. Vediamo le cavalle, vediamo i pianali, vediamo i battitacchi, i cancelletti. E una volta fatto vanno sempre avanti con i loro morsetti, vanno sempre avanti per chiudere tutto quanto l'edificio e messo in sicurezza. When erecting a scaffold, particularly where there are unprotected edges, scaffolders must wear a full harness and full arrest system. They must clip themselves on securely with the hook above shoulder height. Allora, per lavorare in sicurezza su un ponteggio bisogna avere per la prima cosa degli addetti specializzati e per le lavorazioni e poi cioè, è anche dovuto al materiale, sul fatto che se un materiale è di buona efficienza si riesce a fare un montaggio di ponteggio molto bene. Il segreto del buon puntarolo è non avere paura e affidarsi all'esperienza.